Bentrovati amici agricoltori ed agromeccanici a questa nuova puntata di Agrinforma, puntata sempre a Milano Marittima in occasione di questa Corporate Convention di Inquina Group Italia, dove oggi tratteremo delle tematiche molto molto importanti. In parte a me Eleonora Benassi, amministratore delegato di Quellan Group Italia, seconda giornata di convegno, un convegno che termina oggi con messaggi molto importanti che avete voluto dare alla rete. Perché ogni 2 anni fare questi importanti eventi? Beh, innanzitutto ogni 2 anni perché questa è un po' una tradizione, no? Cioè, è un nostro format, noi ogni 2 anni facciamo una convention, diciamo, che vuole prendere anche cose anche più ispiratrici, più emozionali. Ogni anno invece facciamo un incontro normale con la rete che ha degli scopi, diciamo, puramente commerciali, diciamo così, e di prodotto. Mentre ogni 2 anni facciamo questo tipo di eventi anche per motivarli. Perché comunque questa era la 10ª convention, la facciamo ogni 2 anni, per cui se, vabbè che non ero forte in matematica, ma insomma diciamo che quindi sono passati 20 anni dalla prima che abbiamo fatto, e sicuramente, a parte che il mondo è cambiato, però anche Quellan Group Italia è sicuramente cresciuta moltissimo anche a livello di visibilità e anche soprattutto a livello di qualità della rete distributiva, che tramite questi eventi noi cerchiamo appunto di motivare, allenare, soprattutto allenare anche mentalmente con degli stimoli nuovi che possano portare nel loro business e anche arrivare al cliente finale in un certo modo. Quindi una strada, questo è diciamo il messaggio importante, una strada verso il 2030, questo 30 tra l'altro un numero molto singolare che appunto vi riguarda, con obiettivi veramente importanti. Sì, 2030 non è un numero a caso, nel senso che non è un obiettivo solo per noi, infatti questa convention aveva come tema Road to 2030, ma non è un obiettivo solo per Quellan Group Italia, che vuole arrivare al 2030 a determinati obiettivi di fatturato e di radicamento nel territorio, è anche un obiettivo mondiale, perché è la strada tracciata dall'agenda delle Nazioni Unite, per cui non è a caso, ecco, questi 7 anni, questo settennato che passa. Sicuramente abbiamo ieri e oggi avuto con noi la creme, diciamo, della nostra rete distributiva, cercando di dare messaggi per come arrivarci insieme meglio a questo 2030, perché arrivare al 2030 significa tener conto di questi 4 fattori di cui poi ho parlato nella mia introduzione, che sono dati, strada, mondo e velocità, e sono 4 cose che sono imprescindibili per arrivare al 2030 e ottenere i risultati che vogliamo. Oggi è presente anche un discreto numero di così persone di Quellan Group che insomma hanno approvato tutto questo progetto meraviglioso che state portando avanti. Beh sì, noi siamo stati molto contenti di avere innanzitutto il nostro presidente, che è poi anche l'executive vice president sales and marketing di Quellan Group, Arid Girde, e poi c'era anche, molto contenti di aver avuto qui Marike Maris, la direttrice marketing, anche perché lei è veramente, diciamo, a capo, ecco, di tutto quello che poi è la comunicazione che deve arrivare poi da tutte le parti, ecco, cerchiamo una comunicazione sempre più globale, però sempre con dei valori che creano, cioè che fanno, diciamo, si ispirano anche con molta attenzione a quelle che sono poi le necessità dei mercati locali. La comunicazione è importantissima. Poi abbiamo avuto Karl Engelbrecht, finalmente una persona di meccatronico con noi, visto che noi parliamo sempre di meccatronico, parliamo sempre di digitale, parliamo sempre di far center, e quest'anno abbiamo avuto, questi 2 giorni abbiamo avuto Karl, che ci ha un po' spiegato diverse cose nuove che il gruppo ha in programma. E poi abbiamo avuto anche Dirk Jan Stappel, che è il direttore della sales area dell'Arable Division, che effettivamente ha presentato molte 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 novità che poi sono state presentate da Sandro nella sua sessione dei prodotti. E poi, va bene, per quanto riguarda la vicinanza è venuta anche Kirsten Inst, che è il product manager della Quellan Group Ravenna. Quindi un evento importante con anche ospiti d'onore. Beh sì, gli ospiti d'onore innanzitutto sono i concessionari,
Poi abbiamo avuto un ospite eccezionale davvero, è stato questo signor Cristiano Militello, che non avevo mai visto, diciamo, di persona, e mi è piaciuto moltissimo. Infatti proprio mi sono sbellicata dalle risa, eccezionale. Una satira, questo modo, diciamo, di pulito, ecco, di fare il comico, che non è proprio fare il comico, ma proprio fare satira, per cui è bellissimo, mi sono divertita tanto, veramente mi è piaciuto molto. Ma è piaciuto molto anche i concessionari, perché non se l'aspettavano, Bene, allora, sempre carichi di novità, non ci si stanca mai, quindi buon lavoro. Grazie mille, grazie a tutti. In parte a me, Ariel Gird, presidente di Quellan Group Italia, un piacere averlo in trasmissione quest'oggi e un piacere parlare di tematiche molto importanti. Partirei dalla prima domanda, che è il claim di Kubota, che è For Earth, For Life. So, Ariel, this claim of Kubota, For Earth, For Life. So, there's important keywords, ci sono parole chiavi molto importanti che riguardano il cibo, food, environment, quindi la ambiente e water e l'acqua. So what about this claim and this vision? You know, for us, any business need to have a purpose, and I think For Earth, For Life is really characterizing who we are as a group, and where Kvernland Group is part of Kubota, and we are in this area of food production, which is so important for the life of human beings, has always been and will also be for the future. So you are the president of Kvernland Group Italy, presidente di Kvernland Group Italia, and this work they did, questo lavoro che hanno fatto, this conference, per questa conferenza is very important, especially for sustainability. So this work together with farmers, questo lavoro con gli agricoltori legato alla sostenibilità. Yes, I mean, first of all, Italy is a very important country for producing high quality food. And for us, it's important that we are able to be a strong partner for the local agriculture in Italy. And that's why also this conference, where we are working with our partners, trying to set the right agenda for how to be a good partner for the local farmers. And of course, we are here bringing in also what we see as the strategic agenda in the industry. Obviously, there is now a lot of talks about the United Nations sustainability goals. You have the green agenda of EU. You have the farm to fork concept. We understand that that will have some implications on the future of farming. But the key for us is still partnership with the farming society and our dealer partners, who have to work with us so that we are a good partner. That means we need to understand the agenda that comes from the environmental angle, but also it's very, very important for all of us that when we speak about sustainability, that we look at that from the point of view of farming, because there is one important goal by United Nations, and that's zero hunger. We need to keep on feeding a growing population. And to do so, it needs to be attractive to be a farmer. It needs to be sustainable to be a farmer. So we will work on these environmental sustainability goals, helping the farmer to also make the right contribution there. And we think that a lot of this is about having the right implements connected to agronomy and precision, in a way achieve more with less input. And this again is a nice link into the world of digitalization, which is also helping the farmer to make more informed decisions. We like to, in a way, in a fashion way, we call it data driven, but this is what we need to really do close with the local farming environment. And that's why the dealers are so important. That's why Kvernland Group Italy is so important. So thank you, and have a good job. Thank you. In parte a me, Marike Maris. Hello.
È il marketing director di Equivalent Group, un piacere averla in trasmissione, che si occupa proprio direttamente della prossima Agritecnica. So, what about this big event in the worldwide Agritecnica, and Equivalent Group is on the pole position, we can say? Yes, you can say that definitely, because Agritecnica is for us a very important show. And yeah, we tend to say for agriculture, especially in Europe, it is really the key event where we would like to present our brands. And so what about the stand, the big stand? Well, since 2012 we are part of Kubota Group, and together we have now booked a significant stand surface of 4,900 square meters, where all the brands that are part of Kubota Group will be presented in one hall, hall 5, but each brand will have its own individual stand. And what about numbers? Well, we said it already, Agritecnica is very important. Back in 2019, the show had already 447,000 visitors, and of that, around 30% were international visitors. So we will see our dealers, our customers, on the 14th of November, right? Yes, that is correct. On the 14th of November, the entire Italian team will be present, and also to welcome our distribution partners, our dealers, and of course our customers from Italy. But of course we will be there the whole week, so if you're not make it on the 14th, for sure you are welcome. So see you on Agritecnica. Yes, thank you so much. Thank you. Anche oggi abbiamo lanciato importanti concetti. Uno riguarda Pudama. Pudama è un fiore all'occhiello di queste nuove tecnologie. So Dirk, tell me something about this Pudama that is pushing this new agriculture. Yeah, actually, Pudama for us is a very important topic. We have the European Green Deal coming by 2030. And there we need to save 20% of fertilizer in general in agriculture. And we make the statement with Pudama that we do at least 25% of starter fertilizer savings in the crop of maize or corn. And with that, basically are complying for that operation, at least to this. But it's not only about the 25%, it goes even much more beyond that 25%. But we really make the statement as Kvernaland Group that we are at least saving 25% fertilizer. So this is a novelty that will change not only agriculture but also the mind of farmers. Yeah, it will change. It is basically it's a new innovation, and what is the topic always with new innovations is how do you get it into the market. So what we've done now with Pudama is that we have made a big campaign over Europe to implement it, to prove actually that we are also doing this not only in a test field in Germany but also across Europe, and with the technology bringing it to the farmers, we want to convince them that this is, or want to prove that this is the right thing to save fertilizer, and that it's also really working. Because I mean, I would also, if I would be if I'm thinking like a farmer, I would be very, very hesitant to put a risk in my yields on my crops. I first want it to be proven, and that's what we actually need to do and what we want to go forward with. Thank you very much. No problem. Sandro, nelle conferenze di Kvernaland Group Italia non può mancare un altro partner veramente importante, che è alla mia destra, ma vorrei insomma un cappello introduttivo soprattutto per quanto riguarda la relazione che c'è da diversi anni. Stiamo parlando di BNP Paribas, stiamo parlando di Kvernaland Group Finance, sì, è vero, è un rapporto che dura ormai da tantissimo tempo. Ricordavamo ieri sera durante la cena di gara alcuni aneddoti che riguardavano sia me che Paolo Saini, che purtroppo oggi non c'è ma ben sostituito da Enrica. Che appunto facevano ripercorrere un po' tutta la storia di Kvernaland Group con BNP Paribas.
Certo, quando facciamo le convention abbiamo necessità che loro ci siano, perché riteniamo che sia uno dei mezzi primari che un concessionario deve utilizzare quando inizia a proporre macchine molto tecnologiche, per esempio come le nostre. E abbiamo fatto dei passi da gigante ultimamente, abbiamo una percentuale altissima di macchine finanziate, vendute, quindi al cliente finale, finanziate con le nostre campagne, quindi questo significa che siamo sulla buona strada. Diceva Enrica durante la sua presentazione che forse siamo una tra le poche aziende che copre tutto il periodo dell'anno con queste campagne, quindi non lasciamo mai il concessionario da solo. Questo probabilmente ci fa arrivare dove magari qualcun altro fa fatica ad arrivare. Quindi insomma siamo tecnologici tutti e due, ma vorrei che sia Enrica che parli di questa cosa. Ecco, giusto, questa collaborazione, Erika, che dura, come accennavamo prima, da tanti anni, com'è lavorare con Sandro e con Quellen Group Italia e con tutta questa grande rete, una grande famiglia alla fine? Per me è una soddisfazione, questa era la mia seconda corporate convention del gruppo, sono entusiasta di poter partecipare, perché quando vieni in Kvernaland ti senti a casa, e questo credo che si veda nel rapporto di lavoro che c'è con Sandro e con Eleonora, e di conseguenza anche sul lavoro che poi andiamo a fare sulla rete. Qui insomma un'azienda molto tecnologica, che però rispecchia anche la vostra tecnologia, perché oggi insomma in conferenza ho sentito questa parola che era un po' un filo rosso che conduce un po' il tutto. Sì, il digitale è un filo rosso che unisce la BNP Paribas e la Kvernaland, perché anche in Leasing Solution da diversi anni a questa parte abbiamo implementato numerosi applicativi digitali che abbiamo messo al servizio della rete dei concessionari. Il più anziano di tutti è il Lease Offer, che poi si è trasformato in Coton, perché non solo li implementiamo ma poi li andiamo a migliorare esattamente come fa la Kvernaland con tutte le novità digitali, e siamo la prima società di leasing in Italia che ha interamente digitalizzato il processo legato alla vita di un contratto di leasing, quindi dalla preventivazione al termine del contratto di leasing. Ecco, vediamo nello specifico per quanto riguarda le offerte, insomma i pacchetti che avete così in serbo per tutta la rete. Grazie all'inventiva di Sandro siamo riusciti per la prima volta a creare una campagna assolutamente innovativa, perché mai fatta prima di adesso in Leasing Solution. È una campagna in cui Sandro e la Kvernaland credono molto, sono uno dei pochi programmi costruttori a livello nazionale che assicura una copertura di campagne per tutto l'anno, e i risultati si vedono poi nelle percentuali di utilizzo dei concessionari. E questa nello specifico parte oggi, durerà per i prossimi 60 giorni, e i clienti avranno la possibilità di finanziare a un tasso del 4,75 le macchine, ma pagando la prima rata nel 2025. Insomma, Sandro, hai voluto questa campagna perché insomma conosci tutte le esigenze. Sì, i concessionari so perfettamente cosa possono spendere, tra virgolette, in determinate situazioni, ma lo devono spendere come stiamo facendo noi, come li stiamo consigliando noi. È importantissimo, è un mezzo favoloso, come diceva Enrica poco fa, se percepisci la forza di questa campagna riesci anche a venderla come andrebbe venduta sempre, e soprattutto è basata su macchine, non abbiamo detto, dotate di tantissima tecnologia. Quindi è importante che entri nel DNA. Abbiamo parlato anche di quello, tra l'altro, nella nostra convention, di tutti noi. È importante che capiscano quanto sia basilare capire quello che stai proponendo, anche a livello finanziario, perché a tutti gli effetti io l'ho sempre considerato un venditore aggiuntivo, tutto ciò che proponi in fianco alle specifiche tecniche di una macchina. Quindi se tu riesci a far capire a un agricoltore o a un contoterzista che quello di cui stiamo disponendo adesso è un qualcosa di eccezionale, io credo che lui lo possa prendere seriamente in considerazione, anche perché si trova una stagione e mezza in cui deve anticipare poco o nulla, se addirittura una permuta, nulla. Quindi questo credo che sia una cosa importante. Il problema è riuscire a trasferirlo, ed è per questo, come dicevi tu, che ho cercato di enfatizzare un attimo la cosa, perché abbiamo concessionari ed aree d'Italia che sono molto più propense all'utilizzo, mentre invece altre che sono ancora forse spaventate da un 1%, da un 2% di tasso in più, dimenticando invece i veri benefici che un agricoltore o un contoterzista ha da un piano di ammortamento del genere, che oggi onestamente è difficile se non impossibile da trovare.
Bene, allora vuoi lanciare un altro messaggio legato appunto a anche alla conferenza di oggi, quindi insomma hai avuto qualche feedback anche da parte della rete vendita? Ma sì, la prima parte dei nostri convegni è sempre molto legata alla parte emotiva di una persona. Quindi credo che abbiano capito a cosa ci riferivamo. Eleonora in precedenza e prima di me ha parlato di alcuni messaggi importanti che ci devono portare a questo viaggio verso il 2030 in un certo modo. Ho capito che hanno capito, è evidente che ho capito che non hanno capito forse tutti nello stesso modo e quindi ci dobbiamo impegnare affinché tutti percepiscano quello che abbiamo bisogno che percepiscano. Tutto lì, ma credo che siamo realmente sulla strada giusta. I risultati di Kernan degli ultimi anni ci portano a pensare che siamo veramente indirizzati verso un floreo 2030. Bene, allora grazie mille e buon lavoro. Grazie a te, grazie ai telespettatori. E grazie anche Enrico. Buona serata. In parte a me, Carl Engelbrecht, responsabile di Mechatronic, un piacere averlo in trasmissione, parla un po' italiano, anzi parla benissimo italiano, quindi un saluto ai nostri telespettatori. Sì, buongiorno, facciamo in inglese, mi dispiace, ma sì, Italia è un paese molto vicino al mio cuore, ho abitato a Modena per qualche anno e sì, e lavoriamo ancora insieme. Complimenti. Grazie. Now, ci sono dei concetti importanti, quindi è bene svilupparli in inglese. E un concetto importantissimo è legato appunto al Farm Center. Grande lavoro è stato fatto da parte di Quellen Group Italia. E quindi, what about the work Quellen Group Italy did for Farm Center? Yeah, I think our team in Italy understood at a very early stage when we launched Farm Center the importance of data and the importance of data to unlock value for the farmer. Digitalization only sells well if you combine it to unlock value for the farmer in combination with your other equipment that you have, the terminal, geocontrol, etc. And it was amazing to see how the team embraced the strategy, but also were able in a simple way to translate that strategy through to the dealers. And we've had very, very good success so far with quite a big park of machines connected. And in fact, I think in Italy, from all our territories around Europe, compared to the amount of sales that we do, the amount of connected machines, Italy is really running on top with the strategy, and we're very happy and proud of the team. And what about the future? So this data is very important, you said before, questi dati che sono molto importanti, ma quindi per il futuro che cosa ci aspetta? Yeah, now after a few years of collecting data, we are in a position to start seeing trends with the data. We are able to act upon the data not only when the machine already breaks, but we are able to analyze and act upon data even before the machine breaks. Short term for us, it's important to extend digitalization also to our dealers to help them connect to the machines, so remote connection to the machine, remote error code reading, that's very important for us, that's in the short term. But as I said, we are now also able to bring algorithms and data analytics to the game, and this is probably next 12 months or so you will see a lot happening in that space, always then using Farm Center as the tool that the farmer is utilizing as his right hand in order to get the benefits and straight away see his machine electronically in one dashboard. So thank you Carla, grazie mille and have a good job. Thank you very much, thanks for your time. E amici agricoltori ed agromeccanici, non perdete la prossima puntata di Agriinforma perché parleremo ancora di tanta tecnologia per farvi fare una buona agricoltura. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.